Prende inizio questa sera un appuntamento che cercheremo di intensificare nel corso di ogni settimana a seconda degli spunti che offriranno i vari appuntamenti agonistici di ciclismo, lasciandoci condizionare ovviamente anche dalla disponibilità dei potenziali interlocutori con i quali intenderemo relazionarci di volta in volta. Un condensato di spunti ed interviste che attraverso la piattaforma YouTube saranno pubblicati sul sito velobike.it e su altri siti web con i quali abbiamo avviato e stiamo avviando forme variegate di partnership. Incominceremo allora con Mauro Sant'Ambrogio, grande protagonista della frazione Aderna della Tirreno Adriatico con arrivo a Prati di Tivo. Il corridore del team Vini Fantini Sell Italia ha ottenuto lo splendido secondo posto dietro al vincitore Chris Froome, precedendo atleti del calibro di Vincenzo Nibali, del leader attuale della generale Michal Sviatovski, e poi ancora Chris Horner e Alberto Contador, il primo a lanciare il guanto di sfida. Allora Mauro, complimenti, un gran bel numero. Volevo solo chiedere, a distanza di qualche ora, ragionando più a freddo, potevi fare meglio, forse era meglio collaborare, che cosa pensi? Ma a distanza di qualche ora dico che alla fine sono contento del mio risultato, perché con il senno di poi non mi posso recriminare nulla, guarda, sono contento di, dopo tanti anni, di essere lì di nuovo con i migliori e a lottare per la vittoria, spero che arriverà presto. Ti sei reso protagonista dall'inizio di stagione, proprio la cura Shinto sta facendo effetto anche su di te, anche se ovviamente gli ultimi anni sono bastati abbastanza interessanti. Oggi avevi in mente qualcosa, pensavi a difenderti o ti aspettavi una performance del genere? Guarda, sinceramente io all'inizio di stagione, da quando ho firmato il contratto con la Fantini, sapeva che la Tirreno Adriatico era il primo grande obiettivo della stagione dove ci puntavamo tanto. Diciamo che siamo arrivati nel migliore dei modi, con Shinto un rapporto speciale, veramente una grande persona che con tutta la squadra e la famiglia Fantini mi hanno riportato a certi livelli e mi hanno ridato tanta fiducia. La domanda che ti pongo adesso è questa: salendo su verso Prati di Tivo, c'è stato un momento in cui ha perso le ruote della testa del plotoncino che guidava, poi sei rientrato, cos'era stata? Una momentanea debacle oppure qualcosa ti era andato storto? No, no, forse me l'ho fatto cogliere un po' di sorpresa perché ero un po' indietro, però diciamo che alla fine sono riuscito a rientrare, comunque non era né un momento di calo, né niente, solo che mi sono fatto sorprendere un po'. Quando è andato via Contadore, tu sei stato lesto a rispondere a Nibali? A quel punto lì cosa ha fatto? Ha cercato di dosare le forze oppure diciamo le forze erano un po' quelle? Come hai visto soprattutto Contador? Contador alla fine è sempre un grande campione, l'ho visto molto bene anche in Ivan. Io forse non facendo passi di meno, ho cercato più di provare a vincere la tappa, ma è andata così e niente, domani ci rifaremo. Anche domani un arrivo impegnativo e soprattutto il passo Lanciano prima di approdare a Chieti, un altro arrivo in salita. Sì, domani sicuramente c'è questo arrivo a Chieti, ma prima c'è questo, prima da scalare c'è questo passo di Lanciano che non conosco molto bene, ma mi farò spiegare da Rabottini che lo conosce bene. Niente, domani cercheremo di star lì ancora per cercare di arrivare vicini a questa vittoria. Per concludere, una domanda che ti hanno posto anche altri colleghi questo pomeriggio. Ti conoscevamo corridore veloce, adatto soprattutto alle corse in linea. A due mesi dal Giro d'Italia ci dobbiamo attendere Mauro Sant'Ambrogio come uomo di punta per la classifica generale per il team Fantini Vini? No, 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 guarda, al Giro d'Italia mancano ancora due mesi, sicuramente ora non ci penso e non ci penso nemmeno a fare classifica al Giro, cerco di godermi questi momenti e diciamo che la mia stagione era tutta improntata, la prima parte di stagione è improntata a questo, quindi non so come sarà la mia condizione nel primo Giro, però vediamo, non andiamo troppo avanti. Bene, allora complimenti, goditi questo momento e soprattutto speriamo che questa vittoria arrivi presto.